Ci sono due appuntamenti importantissimi, uno che riguarda la messa per tutti gli ammalati alle ore 16 e poi alle ore 19 la messa per gli sposi e i fidanzati, durante la quale gli sposi rinnoveranno le loro promesse matrimoniali e ai fidanzati che intendono fare un cammino cristiano di fidanzamento daremo una speciale benedizione perché con l'aiuto di Maria possano vivere il tempo del fidanzamento come un tempo propizio per prepararsi a vivere poi la vita matrimoniale cristiana in modo secondo la volontà di Dio. Ecco, negli altri giorni poi ci saranno altri momenti di particolare interesse come l'omaggio floreale dei bambini, giorno 7 alle ore 11 durante la messa. E nel pomeriggio alle ore 18 il canto del Vespro, nei primi vespri della solennità della Natività di Maria, e alle ore 19 la messa in santuario animata dai giovani per tutti i giovani. Giorno 8 le messe sono come sempre una ogni ora, e alle ore 11 ci sarà la messa solenne alla quale parteciperanno tutte le autorità civili e militari del nostro paese di Altavilla e i sindaci dei comuni vicini ad Altavilla che sono stati invitati. E nel pomeriggio, poi alle ore 18, si snoderà la processione con l'icona di Maria Santissima per le strade del nostro paese e, come sempre, come tradizione, il nostro arcivescovo Corrado dal balcone del comune rivolgerà una parola, un pensiero, un'esortazione a tutti i presenti. Al rientro dell'icona in santuario, verso le ore 22, il coro Regina Pacis di Altavilla Milicia eseguirà la preghiera, il canto dell'Acatistos, al quale vorrei invitare tutti voi per un momento intenso di spiritualità da vivere insieme. Nei giorni, nelle domeniche a seguire, domenica 10 alle ore 21:30, qui nell'aula liturgica del santuario, si terrà un concerto da parte del quartetto d'archi Filia, che è un omaggio alla tutta santa Madre di Dio, la sempre Vergine Maria. Vi invitiamo a essere presenti. E infine i festeggiamenti religiosi si concluderanno con la sesta rassegna di musica corale mariana, a cura dell'Associazione Coro Polifonico Regina Pacis di Altavilla Milicia, che si terrà domenica 24 settembre alle 21:30. Possa la Regina di Misericordia, così come l'abbiamo pregata e abbiamo contemplata nei giorni dell'Ottavario, riflettendo sulla Salve Regina, possa la Regina della Misericordia ottenere a tutti grazia e pace da Dio nostro Padre.